Allora, adesso partiamo con un altro test. La cotoletta alla milanese. Abbiamo il burro. Noi lo usiamo sempre chiarificato nei ristoranti per fare questo lavoro. E tecnicamente sarebbe giusto. Ma io mi ricordo, Gualtiero mi disse: Fra, non t'azzardare, deve essere il burro normale. E Gualtiero però si brucia. E lui mi rispose dicendo: devi essere bravo a non bruciarlo. Oh cazzo, dimmi te. Va bene, allora ci proviamo, perché qui siamo in fase di test, quindi non capisco bene ancora questa padella come reagisce. Ho messo a 4, che siamo su una temperatura circa media della mia induzione. Vedo che il burro sta friggendo. Dovremmo tentare. E vai. Accomodiamola. E alziamo un filino perché mi sembra un po' bassa. Puntiamo il timer. E adesso non c'è nulla da fare. Bisogna solo portare pazienza ed aspettare. Ah, come mai non è quella schiacciata? Tipo orecchia d'elefante? Perché la vera cotoletta alla milanese non è schiacciata. Solo il resto del mondo la mangia schiacciata. A Milano si mangia non schiacciata. Almeno fino a 20 anni fa. Adesso sarebbe da vedere. Comunque, voi non potete osservarlo da lì, però da qui si vede, chi fosse qui con me lo vedrebbe. Il burro sta leggermente friggendo, ecco, non deve friggere di brutto, perché così si brucia, ok? Si brucia sia la cotoletta, sia il burro. Deve andare gentilmente, perché questa roba deve stare almeno 7-8 minuti qui sul fuoco, 4 da una parte e 4 dall'altra, sennò dentro vi resta cruda, ok? Poi dipende sempre da come la volete cotta. È stata impanata con solo pan grattato, niente farina, è stata tenuta fuori 2 ore in sottovuoto naturalmente perché andasse a temperatura ambiente, è stata ripassata 2 volte, io dico sempre alla terrona, perché giù in meridione io e i miei parenti facciamo così, la ripassiamo 2 volte, però in teoria se stessimo a guardare la tradizione andrebbe passata nell'uovo e poi nel pan grattato solo una volta, e bisogna saperlo fare, e a volte per andare un po' più così gli diamo 2 passate, così è scientifica, è quasi impossibile sbagliarlo. L'osso l'ho scarnificato io, perché in macelleria non ve lo danno così, erano decine d'anni che non lo facevo più, vabbè, ci ho impiegato 5 minuti solo per fare quel lavoro lì, i miei assistenti sono più bravi di me a fare queste cose, comunque insomma, l'ho fatto perché va fatto. Cioè, una vera cotoletta alla milanese si presenta con l'osso scarnificato, non con l'osso con i pezzi attaccati. Sì, lo so che sono buoni, però anche la tradizione ha le sue cose da dire. Allora, ci siamo, mancano ormai pochi secondi, vi faccio notare un po' di cose. Vedete un po' di nero? È purtroppo inevitabile, le zone scoperte un po' finisce sempre così, poi sotto non c'è. Il colore della cotoletta, lo vedete? Poi, quando ho tempo, tutte queste parti qua gli butto sopra del burro per far sì che il sangue cauterizzi e non si presenti così. Quindi adesso, finita, la lasciamo riposare un pochino, quindi spegniamo, tiriamo via dal fuoco e la lascio così un po' a intiepidirsi, in modo che si stabilizzi anche l'interno. Poi la metto nel piatto e ragazzi, me la mangio. Diciamo che adesso il test sarà andare a verificare che la padella venga pulita regolarmente dopo aver fatto questa cosa. Non tentate di non averla, perché è quasi impossibile, cioè per non avere quel filino di nero bisogna farla nell'antiaderente, cosa che mi rifiuto. Oppure la dovete fare a temperatura più bassa, però capite, 8 minuti se la faccio a temperatura più bassa diventano 10, è quasi impossibile in un ristorante. Va bene, ci vediamo dopo.